Allora, perché ci troviamo qui? Per rivendicare un'esigenza di tutto il quartiere, di tutto Como Nord, ovvero l'apertura in tempi brevi della nuova parte di ampliamento del cimitero di Monte Olimpino. Ormai sono anni che è in costruzione, mesi che i lavori sono fermi. Alle nostre domande le risposte sono state date già da tempo. C'è stato un sollecito fatto anche dalla parrocchia di San Zenone nel febbraio, dove venivamo invitati come consiglieri comunali a portare avanti l'esigenza che si finisse quest'opera. Abbiamo fatto delle interrogazioni, una risposta è arrivata a febbraio del 2013, dove ci venivano detti i tempi per la fine dei lavori che erano previsti per l'estate. Purtroppo questo non è accaduto. Al mese di ottobre, esattamente 31, abbiamo fatto un sopralluogo con anche l'assessore Iantorno, siamo stati invitati a presentare una nuova interrogazione, l'abbiamo presentata il 12 di novembre, dove chiedevamo se in attesa dell'installazione del montacarichi non fosse possibile almeno utilizzare il piano terra della struttura per dare la risposta all'esigenza dei cittadini. E poi chiedevamo anche quando l'intera struttura sarebbe stata messa a disposizione. Ora cosa succede? Succede che ci sono ancora più di 30 persone che stanno aspettando di portare i loro cari dalle altre strutture cimiteriali della città a questo di Monte Olimpino e tutto tace. La domanda è stata formulata di nuovo il 12, come dicevo, di novembre. Proprio l'altro giorno, parlando con l'assessore, mi è stato detto ti daremo una risposta sul termine dei lavori. Beh, il termine dei lavori, la risposta era già stata data, era giugno del 2013. Questo non è accaduto. La domanda è sempre quella: almeno metteteci a disposizione il piano terra. Ci sono circa una sessantina di loculi, almeno con quello si può dare una risposta immediata e oltretutto il comune incasserebbe dei gran bei soldini per quello. Ci sono tanti residenti che lo chiedono, quindi se volete. Sì, la cosa incredibile è che appunto la struttura è praticamente pronta, mancano pochissimi lavori per terminare l'opera. Un paio di settimane si potrebbe benissimo già rendere fruibile il piano terra, quindi è solamente una questione di buona volontà, non ci sono mica problemi insormontabili né di natura tecnica né di natura burocratica. E probabilmente anche di umanità, perché penso a persone anziane, certo, che magari non possono andare a trovare i propri cari. Noi conosciamo delle situazioni di persone anziane che tutte le domeniche si recano al cimitero monumentale dove hanno una figlia e ci impiegano un'ora e mezza con i bus ad andare, un'ora e mezza a tornare. Ora mi pare che ci sia già questo esempio sia sufficiente, certo, per dire quanta urgenza ci sia nel dare la disponibilità per queste opere, che ripeto sono pronte, ci fossero da aspettare ancora mesi di cantiere, per amor del cielo, ma sono pronte, c'è un po' di buona volontà e il problema verrebbe subito risolto con un grande beneficio per le persone che stanno aspettando da 6 anni. Circa da 6 anni? Da 6 anni, sì, questo è l'attesa, i tempi di attesa. Quindi voglio dire, se i tempi di risposta delle amministrazioni sono queste, non siamo disponibili, cioè vuol dire che c'è qualcosa che non funziona e ci sono anche delle responsabilità, perché alla fine tutti scivolano via e scaricando i politici sui tecnici, ma alla fine il problema è che ci sono delle responsabilità e devono saltare fuori, insomma. Perché c'è questo ritardo? Perché i lavori non vengono consegnati, perché il cantiere è fermo, cioè qualcuno deve dare una risposta e se ci sono delle responsabilità ci dicano anche i nomi e i cognomi dei responsabili di questo ritardo.